Ciao a tutti ragazzi, da Zebra, plusvalenze fittizie. A me vengono tanti dubbi ragazzi, perché dico tanti dubbi? Ho paura che si vadano a incolpare tutte le società di calcio italiane su un qualcosa che non è chiaro neanche al governo, neanche al fisco effettivamente. Perché vi dico questo? Perché ragazzi ha parlato Giorgetti, il ministro dell'economia, e sentite un po' cosa ha detto. Questo l'ha detto al MEF, ragazzi, questo su un giornale economico, il Sole 24 Ore, sono le sue parole, che dice: si dà per scontato che vi sia un ricorso sistematico alle plusvalenze fittizie nel mondo della società professionistica del calcio, osserva il ministro dell'economia Giorgetti, e se lo Stato è un'istituzione seria vuole capire cosa significa fittizio, visto che è portato in bilancio. Qui al MEF ne parlavo anche con il collega Maurizio Leo. Stiamo riflettendo se la normativa fiscale, l'articolo 86 del testo unico sulle imposte dei redditi, in qualche modo fotografa in modo coerente e corretto il fenomeno delle plusvalenze fittizie nel calcio. Quindi non escludo anche novità o proposte del governo in questo senso. Quindi la norma potrebbe essere cambiata, spiega il Giorgetti, aggiungendo che è stata avviata un'analisi rispetto a un fenomeno che, ribadisco, tutti quanti dicono avvenga. Ma, sentite questa parte, ma se così è, non credo che lo Stato possa in qualche modo riconoscere l'esistenza di plusvalenze fittizie. Le plusvalenze sono una bellissima cosa, per carità, ma quando diventano deliberatamente artefatte, lo Stato deve mettere mano per evitare che questo accada, ha concluso Giorgetti. Quindi ragazzi, io voglio capire una cosa, vorrei capire una cosa, da ignorante, io parlo con voi, secondo voi, quindi cerchiamo di parlarne, ma se lo stesso ministro dell'economia non dice, tra le virgolette dice, che non esiste effettivamente una norma che dice che le plusvalenze fittizie non si possono fare, ma se effettivamente queste plusvalenze fittizie e fanno modo di cambiare un po' le cose, allora lo Stato deve intervenire. E queste parole per me cosa dicono per me ignorante in materia? Che non c'è effettivamente una norma che dice che le plusvalenze fittizie non si possono fare o che limitano queste cose, cioè non esiste una cosa del genere. Questo dalle parole del ministro. Quindi il governo che dovrebbe ricevere le tasse, si dice no che la Juventus ha evaso le tasse così, ma in che modo? Cioè se qua non c'è un qualcosa che prevede tutto ciò, cioè non c'è una sanzione sulla plusvalenza fittizia, che dice Giorgetti, bisogna capire che significa fittizio nell'argomento redditi, nel loro campo, ragazzi non sono esperto, ripeto, che significa? Ecco perché io sono curioso di capire le motivazioni, sono curioso di tutto ciò, perché ogni giorno che passa c'è una ombra su tutto questo. E lancio qui una provocazione. Si dice che adesso la Juventus ci sarà il collegio arbitrale, che non entra nello specifico, ma va a vedere se la forma, l'iter, è stato corretto. Se ci sono tutti questi dubbi, e lo stesso Giorgetto, ministro dell'economia del governo italiano, dice che non c'è un qualcosa che prevede tutto ciò, il governo non lo riconosce ancora, lo Stato, ci potrebbe essere un vizio di forma? Ma chissà, questa è una provocazione ragazzi, ditemi come la pensate voi e poi vedremo, però da ignorante in materia ragazzi, ripeto, da ignorante in materia, volevo parlarne con voi di questa cosa,
perché io non, alla fine non ci sto capendo niente più. Ditemi come la pensate e iscrivetevi al canale. E se vi è piaciuto il contenuto, un bel like al video. Ci vediamo alla prossima. Un saluto da Zebra. Ciao ragazzi.